Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nintendo ha deciso di chiudere la stagione dei Direct Mini Partner Showcase con l'ennesimo video pubblicato a sorpresa. Questa volta però le cose sono andate in modo radicalmente diverso e l'evento è stato a dir poco sensazionale. 19 minuti in grado di mozzare il fiato e se solo ripenso al primo showcase pubblicato a luglio, beh, mi sembra di stare su un altro pianeta. In questo video vorrei discutere con voi delle impressioni a caldo su questo Direct Mini, perché a mio avviso si aprono degli scenari interessantissimi per il futuro di Nintendo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! In questo showcase ci sono stati annunci veramente per tutti i gusti. L'apertura avrà deliziato gli amanti dei JRPG con un approfondimento esteso su Bravely Default 2 e alcuni dei suoi personaggi. Il titolo sembra in ottima salute e nonostante l'art style non mi faccia impazzire, apprezzo tantissimo lo sforzo degli sviluppatori nel provare a confezionare un gioco curato sotto tutti i punti di vista. E ancora una volta la strategia della demo utilizzata per raccogliere il feedback dell'utenza è molto intelligente. Purtroppo la data ufficiale è slittata al 2021, ma a questo punto preferisco che il team di sviluppo si prenda tutto il tempo necessario per dare vita a un degno erede della saga di Bravely Default. Finalmente poi No More Heroes 3 si è mostrato in azione in un gameplay trailer da cui trasudava tutto il folle genio del suo creatore Suda51. Anche per il ritorno di Travis Touchdown dovremmo aspettare purtroppo un non meglio specificato 2021, ma grazie a Dio sono stati annunciati anche i primi due capitoli della trilogia, disponibili già da ora sull'eShop. Il prezzo non è di certo tra i più accessibili, 18€, ma a mio avviso si tratta di un recupero quasi obbligatorio se si vuole prendere confidenza con l'universo narrativo di uno dei big della lineup Switch del prossimo anno. Sinceramente, prima di acquistarli, aspetto solo di capire se verranno pubblicati anche in versione fisica. Altra bomba assurda è stato il nuovo trailer di Hyrule Warriors, che mostra una meccanica di gameplay totalmente inedita. Un trailer del genere non fa che confermare l'idea che mi sono fatto da subito: non si tratta affatto di un titolo minore, ma Koei Tecmo ce la sta mettendo tutta per proporre un gioco che non ha paura di condividere lo stesso nome di un titolo epocale come Breath of the Wild. Poi, come vera ciliegina sulla torta, è stata resa disponibile una demo del gioco, che potrete già adesso trovare sull'eShop. Questa vi consentirà di provare il primo capitolo dell'avventura e poi di riportare i vostri salvataggi all'interno del gioco completo. Se avete perplessità sul sistema di gioco mutuato dai Dynasty Warriors, direi che è l'occasione perfetta per togliersi qualsiasi tipo di dubbio. Provandolo al volo posso dire che confermo tutte le impressioni positive nonostante un framerate abbastanza zoppicante, ma magari ne riparleremo per bene in un prossimo video. E per finire, tolti alcuni annunci minori, la vera bomba per me è stata sganciata nel mezzo della presentazione. Non solo abbiamo avuto la conferma di un importante supporto da compagnie di terze parti, ma Nintendo ha ufficialmente sdoganato il cloud gaming su Switch e questo apre a delle prospettive incredibili. I primi tentativi di approccio alla tecnologia si erano già visti in Giappone con una versione in cloud di Resident Evil 7. E continui scambi di favori con Microsoft, compagnia che sta investendo tantissimo nel suo xCloud, non facevano altro che preannunciare uno scenario del genere. Sia Hitman 3 che Control di Remedy arriveranno sulla console ibrida, il secondo in realtà è già disponibile, e dove non arriva l'hardware ci pensa la connessione. Si tratta di una vera rivoluzione, se fino ad oggi ci stavamo chiedendo come si sarebbe posta Nintendo nei confronti della next gen e del divario tecnico che si sarebbe creato tra la Switch e le nuove console, beh, il cloud è la proposta dell'azienda di Kyoto. Un approccio del genere consente, almeno sulla carta, di annullare completamente il gap di potenza bruta con i nuovi hardware e rende Switch un device dove possono approdare tranquillamente titoli pensati per la next gen come Hitman 3. La demo gratuita di Control mette in luce alcuni difetti strutturali che dovranno per forza di cose essere ottimizzati, ma immagino che al momento i server siano abbastanza congestionati, problema che necessariamente impedisce un corretto funzionamento dell'esperienza. Al netto dei lag dei controlli, che rendeva Control praticamente ingiocabile, fa impressione vedere una tale complessità grafica sull'ibrida Nintendo, anche se il segnale video risulta alle volte eccessivamente compresso, ma in questo il filtro granulare di Control non aiuta molto a capire la definizione dell'immagine. Fatto sta
che se Nintendo deciderà di proseguire sulla strada del cloud, potrà effettivamente rimandare di un bel po' l'uscita di una Switch 2 e anche tutta l'urgenza di una versione Pro o Plus della console verrebbe completamente ridimensionata. E quindi, poracci, sono curioso di sapere il vostro parere su questo Direct. Cosa ne pensate del gaming in cloud? Siete favorevoli all'idea di giocare tramite connessione o ancora non vi convince? Come al solito vi aspetto nei commenti, intanto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Direct, Michele Showcase, ciao!